Ok ragazzi, bentornati su Relax, qui con questo giochino che in realtà mi sta piacendo abbastanza ed è un survival horror, proprio di quelli survival dove sai, non hai colpi, non hai un cazzo e... vedi, devi ricaricare la pistola ma piano piano perché sennò poi... Allora, non ho più colpi per la pistola, non ho più niente. Allora, questo qui innanzitutto lo equipaggiamo. Oh. Ecco qui, fortunatamente si ripristina. Beh. Non posso prendere i colpi? Vabbè. Bene. Mori. Fusibile. Ok, devo buttare un po' di roba. Fusibile ad alto voltaggio. Il tuo ordine per questo pezzo di ricambio è stato approvato e processato dall'amministrazione S23. Vabbè. Ok. Ok. Che cos'è il sistema, il looping lift system? Lift è un ascensore, un sistema di... No, perché looping? Vabbè, rimpiazza il fusibile appena possibile. È un casino per tutti quanti. Non poterlo senza fusibile. Va bene. Vabbè, Reaper Spray. Qua c'è qualcosa che posso prendere? No. Allora, io mi uso una Reaper Patch, ma non mi serve. Cazzo. Questo è un problema. Ho bisogno di prendere quel fusibile. Punto. Due. Ok, andiamo avanti. Neanche qua si vede una minchia, purtroppo. Troppa gente, aiuto. Uff. Sì. Proviamo ad esplorare un pelo per otto. Ok. Che casino, raga, è pieno di stico. Praticamente in ogni stanza ce n'è uno. Tutti gli altri ne hanno 31. Si triggerano con niente proprio. Ok. Che cazzo.
Vedo questa roba, mi appaiono delle frequenze a schermo. Che cazzo devo fare? 145. Allora, mi sa che devo fare come ho fatto col boss, perché sembrano collegati. Appena mi metto sulla frequenza giusta, loro appaiono collegati. Però le frequenze appaiono veramente per un cazzo di nulla. Che fastidio. Siamo a 190. Proviamo, eh. Questa parte è complicata. Mi avvicino, meno si capisce. Do un colpo. Non ho letto. Ok. Non posso avvicinarmi che mi fa sta roba. Mi fa pure danno. Mi fa pure danno. Vabbè, qui devo capire meglio come affrontare la cosa, perché non ho più pallida idea. Allora, vedo. Io direi che a questo punto possiamo anche spegnere questo, non ci serve più. Stardom. No. Mi sto triggerando tutti. Ok. Please. La porta è chiusa. Non si può andare, però qui si può. E qui abbiamo il nostro pezzo, il nostro fusibile. E uno ce l'abbiamo. Ora, i fusibili benedetti, dove li dobbiamo mettere? Rolling Shutter Gate. Ok, devo trovare una maniglia. C'è la gran... Scusate, sì. Merda. Mamma mia. Ecco, a rischio proprio alla grande, eh. Via. Per i maroni. Management Office. Oh nonna, come corrono! Le unità antisommossa sono pericolosissime. Vediamo un po'. Piano 6.
Elevator Salcazzi, bloccata. Qui ci si può andare. Direi qui siamo venuti, eh. Allora, mi sa di qua. Mi sa. Vediamo. Qui non si vede una ceppa di minchia. Devo trovare la stanza dove c'è quel grosso quadro comandi con i fusibili, ma qui è veramente labirintica la cosa, perché non mi ricorderò mai. Cazzo! Vabbè, però. Porca troia. Mi sono curato. Allora, quindi, qua sotto non riesco ad accedere. Andiamo su. Ecco, di fianco non si può andare, è tutto buio. Questo lo potevamo prendere. Ok. Beh sì, poi riattraversando le varie stanze ci capiti sulle cose che devi riprendere, che hai lasciato lì. Però insomma è comunque una rottura di coglioni per me gestire tutta sta. Vabbè, la chiave del gufo. Mi sa che devo andare a livello 5. Perché qui si va, infatti si va su e il livello sarebbe meno 5. Fuse box, eccola qua. Ok, giochino di classico giochino di logica. Devo arrivare a 120 e 120. Oh, questo c'è il numero 2, che significa che vado a... Non so cosa devo fare. Questi numeri... 60... Devo far arrivare questo a 800 e quello sotto a 230. E si parte da 120 e 120. Allora, se io premo questo, nella linea di sopra mi dà 600 e sotto mi dà 200, quindi sopra dovrei arrivare a 720 e sotto dovrei arrivare a 320. E invece la Madonna. Qual è la logica? Aspetta, se faccio questo, aggiungo 4 e 8 sopra. Quindi qua dovrei aggiungere 6 sopra e 2 sotto. Come cazzo funziona?
Non mi è chiaro. Ho detto 2, ho detto 3. Tecnicamente, se funziona allo stesso modo, sopra mi ritroverei con 820. Invece mi ritrovo con 840. Perché? È sotto 360. Novecento. Questo che fa? Facciamo così. Questo sottrae. Sottrae a sopra e aggiunge sotto. Ma è un casino, ragazzi. Non capisco come funziona. Non lo capisco affatto. Cioè, non ho capito proprio la logica. Questo aggiunge 20 sopra e toglie 60 sotto? Sì. Questo aggiunge 20 sopra e toglie 60 sotto. Questo aggiunge 80 sopra e toglie 190 sotto. E arrivo a zero con questo. Porca puttana, che casino, ragazzi. Qua mi piacerebbe trovare un aiuto, qualcosa. Che veramente non so che cazzo fare. È difficile per me ricordarmi tutte quelle robe. Questo sale, questo scende. Ultimo giro, ultima corsa, non si sale, non si scende. Allora, andiamo a svuotarci le tasche di roba inutile. In questo caso non mi serve questa pistola, mi piglio il fucile, buonanotte al secchio. Esatto. Il revolver non lo abbiamo, però a questo punto ci andiamo a prendere il fucilotto. Salviamo. Sembra che questa l'ho vista da poco. Ma funzionamenti all'illuminazione. Allora, io devo trovare questo cazzo di flashlight module. Assolutamente credo che per trovarlo io mi debba aprire sta maledetta stanza col fusibile. Dunque, io sono sceso da qui. Ok, ho mandato l'ascensore al quinto livello. E qui, signori, devo soffrire. Devo soffrire, però ripeto, io non ho capito la logica. Da 120. Cioè, se veramente su, io qui aggiungo 600, questi sono 600, è giusto. Perché faccio 7,20, perfetto. Però giù, se fossero 200, io dovrei arrivare a 320 e invece arrivo a 2,40. Io non capisco il senso.
è arrivata anche mia moglie, che di solito mi aiuta a fare questi giochi di logica, quindi adesso la sfruttiamo insieme. Allora, consorte, ci troviamo davanti a un pannello. Ho appena messo un fusibile, adesso il pannello funziona. Però, come vedi, se io vado ad attivare l'interruttore generale, mi manda a fanculo. Non mi fa combinare un cazzo. Io dovrei arrivare nella linea superiore, questa, a 800 volts, sotto a 230 volts, ed entrambe le linee partono da un voltaggio iniziale di 120. Quando io vado a premere questi interruttori, i valori cambiano, con un criterio che non ho capito, perché vedi, qua c'è scritto 6, giusto? In alto, quindi su questa linea questo interruttore dovrebbe fare un qualcosa a 6. Giù, invece, dovrebbe fare un qualcosa con il 2. Ma se io premo questo interruttore, guarda il numero di sopra, da 120 arrivo a 720. Io capisco che sto a 600 quel 6, no? Perché se da 120 arrivo... Mi aggiunge 600 volt. Mi aggiunge, giusto? Giù invece è scritto 2. È 2. No. Eh sì, 140, Quindi sotto moltiplica e sopraggiunge. Proviamo a fare l'altro, quindi qua sopra mi dovrebbe fare 820 e invece fa 840. Non capisco, cioè forse ognuno di questi ha un criterio di ogni cazzo di cosa ha un criterio diverso e sotto invece aggiunge 3, però fa 360 per 3, quindi più quello aggiunge, moltiplica e aggiunge. E questo invece, immagino, aggiunge e moltiplica pure questo? Sì. 120 per 4 sono 480. Sì, ok, aggiunge e moltiplica, moltiplica e aggiunge, aggiunge e moltiplica. Eh Aspetta, sì, perché dovrebbe no, aggiungere metti 960. 960. 120, 960. Madonna, ragazzi. Praticamente aggiunge ha aggiunto 120 in più rispetto a quello di prima. Questo? Perché? Poi c'è questo che è diverso, c'è anche quest'altro che invece fa un giochetto diverso. Mi svuota quello di sopra e mi riempie quello di sotto. Forse mi svuota quello di sopra di 30, arrivando... No, di 30 un cazzo, me lo svuota di 50 e quello di sotto mi aggiunge 30. Ok, è chiaro che il gioco è fare una serie di operazioni, più e meno. Quindi devi arrivare a un numero che con le sottrazioni delle altre parti ti porta a quello che ti serve. Allora, mi pare di capire che dove c'è questo coso rosso qui, aggiunge il numero che c'è scritto. Dove c'è questa parte qui, azzurra e dorata, mi va a sottrarre. Quindi adesso così mi dovrebbe togliere, a 120 mi dovrebbe togliere 190, arriviamo a 0. Esatto. Mentre sopra mi ha aggiunto 80 ed è giustissimo. Quindi io per arrivare a 800, che cazzo? Cioè, immagino che debba fare una cosa tipo, mi aggiungo questi, anzi no, mi aggiungo questi, e poi mi vado a togliere 20 così, che però mi toglie 20 un paio di coglioni perché questo aggiunge. Mortacci sua. È tosto. Allora, accendi il primo. Ok, siamo sopra di 10 e sotto di 80. E fammi vedere cosa fanno gli altri, perché sennò non capisco le Niente, operazioni. questi Ok. sono... Questi aggiungono... Dovrebbe Sì, fammi essere fare i conti, però.
Aspetta, aspetta, voglio vederlo anch'io. Questo aggiunge... No, toglie e toglie. Sì, toglie e toglie. Okay, che toglie? Allora, quando vedi la cosa blu, questo qua, vuol dire che toglie. Quindi qua viene tolto, qua viene tolto, qua viene aggiunto, aggiunto, aggiunto e tolto. Sì, ok. Cosa toglie però? Il numero che c'è scritto. Cioè, toglie 100, quindi da giù, poi se fai questo ti rimane 20. Okay. Toglie 100, aggiunge 10. No, togli e togli, scusami, togli e togli. Togli 100, togli 10. Dai ragazzi, siamo in due. So che state partecipando anche voi a questo bellissimo gioco. Ma dov'è il cane? In cucina a dormire. Ah, dorme il cane. Allora, gli ho spezzato le gambe stamattina, è normale. Mentre mia moglie risolve questo enigma cervellotico, io vado un attimo a controllare le patate, perché ho messo a cucinare le patate. Ah, sono già state... Vedi? Mia moglie ha già fatto tutto un lavoro. Ha preso lei in mano il gamepad, ragazzi. Adesso vi faccio vedere quanto sono bravo adesso a risolvere questo enigma di logica. Mi sono sposato con una donna eccezionale che in matematica andava benissimo. Di uno spiccato senso logico. Eppure anche lei, davanti a questo enigma. Esatto, quello raddoppia sotto. Non sono io che sto provando dei tasti, ragazzi, quindi se vi sembra che io stia ragionando fin troppo bene è perché non ho io il gamepad in mano. Questo è proprio il tipico gioco che io di solito devo giocare con mia moglie dall'inizio alla fine. Io me la cavo un po' più con l'inglese, lei se la cava un po' più con i numeri. Solo che rispetto a come sono bravo io con l'inglese, lei è molto più brava di me in matematica, perché con l'inglese me la cavicchio scolasticamente. Eccola, guardate, guardate, adesso sta resettando tutto. Ha la soluzione in pugno, si vede. Parliamo piano così non la deconcentriamo. Non la deconcentriamo perché sta... questo momento si vede un filo di fumo fuori uscire dall'orecchio destro. Sta pensando. 999. Sotto ci siamo arrivati. Ok, sotto ci siamo arrivati. Il problema è che si muovono sempre insieme ste scrofe. Sotto ci siamo arrivati. Questo è come quel gioco che facevamo da piccoli, no? Riesce a entrare nel buco e cominciavamo a toglierci una mano, chi si tagliava la gamba. Poi alla fine si riusciva a entrare nel buco, ma purtroppo eri senza gamba né braccia e rimanevi lì. Io non ho mai giocato. Dio che odio sto giochetto. Che odio. È un gioco che ha a che fare con i numeri. Madonna, sono stato bravissimo, ragazzi, sono stato bravissimo senza aiuti, grazie tesoro. Allora mo che non si dica che Sinergo non ha la mente logica più forte che abbiate mai visto. Beh, ok. Che ho risolto? Ho messo in funzione sta merda e quindi... sì, vabbè.
andiamo a salvare, salviamo questa partita incredibile. Siamo stati veramente bravi. Equip. Vabbè, salviamo. Ok. Signori, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo proprio nel vero senso della parola, perché non l'ho fatto da solo. Andiamo di qua. Capito, ragazzi? Sposatevi. Così avrete delle abilità che prima non avevate. Le avrete per osmosi. 8. Ah, ok. Quindi il livello 8 è l'ultimo. 7 l'abbiamo esplorato. Me ne vado. Oh, ero tutti con gli occhi. No, ragazzi. Vabbè, mi faccio uccidere. Ricomincio da lì, è meglio. Ok. Non gli faccio un cazzo a questi con gli scudi. Ma proprio un cazzo. Tra l'altro morire è una rottura di coglioni, eh. Cioè, nel senso, ricaricare la partita è veramente una rottura di coglioni. Lento a morire. Eccoci qua. Ah, lì ho fatto quello che dovevo fare. Vediamo, no, qua ci arrivo. Scusatemi, ragazzi, mi sto perdendo. Ci sono troppi piani, vi dico la verità. Mi perdo con facilità perché ci sono troppi piani. Qui credo di aver attivato semplicemente questo ruotone qua in basso. Nulla di più, nulla di meno. E direi che questo piano l'abbiamo... L'abbiamo esplorato, il 5 l'abbiamo esplorato e non possiamo andare sopra, quindi possiamo solo andare al 6. A questo punto, nel piano 6, che dovevamo fare? In cosa eravamo bloccati? Dunque c'è questa porta qua in alto che è chiusa e c'è bisogno della chiave del gufo nel livello 6. Ok, perfetto. Torniamo su e andiamo. Beh, qui devo recuperare un po' di cose perché... Repair. Ok, qua è semplicemente molto buio, qui non posso andare avanti. Non mi dà neanche la porta, però vabbè. Il fatto che la porta sia grigia poi nella mappa significa che qui ci devo ancora arrivare. Sperando di ricordarci i passaggi. C'è una porta qua sotto, non mi dico... Oh, cazzo. Ho beccato anche l'altro in... Bene. Sì, vabbè, ci faccio cazzi con i reparpar... Go down. Ah, io posso usare questi.
Posso usare quelli per salire e scendere. Ok. Anche sto buco posso usare per salire e scendere. Ok. Ma quindi... Go up. Otto. Sono a livello 8. Ok, ho scoperto una roba, ragazzi. Sì. Ottimo. Se uno sa gestire, con il fucile si fanno grandi cose. Sì, mamma mia ragazzi, che mattanza, che mattanza. No, però, ok. Pensavo che non l'avrei più potuto uccidere. E qui? E qui ovviamente c'è bisogno di una key. Oh, unlocked. 8. Ok, ho sbloccato, perché queste sono porte che si sbloccano semplicemente dall'altro lato. Ok, sono arrivato nella zona che mi interessa. Penso che questo sia il livello finale a cui devo arrivare. Quindi tutti questi livelli che sto esplorando adesso in realtà hanno degli accessi particolari. Oh sì, 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 prendilo, prendila, Merda. Equip. Bene. Eagle Key. Replica. Adler. Madonna Adler. Adler. Tipo generazione 5. Specialista alto comando. Biomeccanico con polietilene, guscio di polietilene e scheletro in titanio, 175 centi, questo è il normotipo. Ok, parte integrante di tutti i funzionari del comando è l'amministrazione, l'unità di amministrazione. Una singola unità ADLR può gestire e supervisionare tutti i compiti amministrativi per l'intero complesso, liberando altri comandi operativi, altre unità di comando operativo per concentrarsi sul controllo diretto delle unità Protector. Il modello Adler è progettato in effetti in questo caso per lavorare come una diretta controparte dell'unità Falk. Ah sì? Perché opera come sua aiutante, prendendosi cura delle scartoffie e dei calcoli. Ah, però. Quindi diciamo 175 centimetri perché è un modello meno d'azione, un modello burocratico. Cioè gli hanno fatto il ragioniere a questi. Abbiamo ben due porte serrate. Due. Di qua, di qua, di qua. Ho controllato un po' tutto.
quest'unità qui. Porca puttana. Ok. Ok. Bene, usa. Usa. Quanti cazzo ne eravate, raga? Perché? Munizioni. Combattimento piuttosto duro qua dentro, eh. Tantissimi cacacazzi. STCR generazione 5. Unità guida, cioè unità capo da combattimento. Biomeccanico, polietilene, Ah, armatura placche resistente ai proiettili, 240 cm. Mi sa che questa l'abbiamo letta però, sono i protector, sono quelli proprio grossi. Non so cosa contenga questa stanza, ci entriamo. Oh. Oh madonna. Proteini view of the current relative position of inhabited worlds of the solar system. Ah sì? Mondi inabitati ma abitabili? Heimat, casa del governo delle nazioni. Vabbè, che ci devo fare con queste cose? Mi fa capire com'è il sistema di questo posto, però non mi pare abbia un qualche tipo di utilità a livello di gameplay. Otto. Quindi torno semplicemente qui. Vediamo questa porta. Cosa ci dice? Ma che cazzo? No! Non posso sparare. Questo lo devo prendere. Questo lo devo prendere a forza. Usa. Ok, ho un po' di spazio. Quello mi serve. Falk. 250 centimetri. Un'autorità non può mai essere messa in discussione. Unità Falk non agisce solo come comandante per i Protector. Quindi questa è sopra i Protector. Che poi l'unità Falk era quella che ci aveva il segretario, diciamo così.
come cima da rapa, come cazzo si chiamava quella, Madonna dell'Incoronata. Underline by told you. Modulo di bioresonanza. Ah, il modulo di biorisonanza permette a quest'unità di piegare la volontà delle menti più deboli. Ah. Ma le permette anche di manipolare gli oggetti dalla distanza. Ok, voglio questo modulo. Sicuramente non contro questi, non contro... la Madonna. Non contro i Protector, ma di sicuro... Allora, innanzitutto dobbiamo liberarci un po' di spazio. Allora, ci curiamo un attimo. Ce n'è bisogno. Poi. No, questo mi serve tantissimo. Ma posso... Diario del Falk. Non posso, non so quanto a lungo posso andare avanti. Non voglio più vivere come quello che sono diventato. L'occhio rosso dietro al cancello me l'ha mostrato. No, toccato, avvelenato. È come se la mia mente fosse stata contaminata. Defiled? Boh, non lo, file, cioè privata dei file, non lo so. Non so questo termine che vuol dire. Dalla memoria di un'altra persona. Non sono più pienamente me stesso. Ma non sono ancora diventata pienamente qualcun altro. Sono bloccata qui, tra lei e me. Con sogni non del tutto formati, recollections, che penetrano il mio cervello, taint, porca troia, ragazzi, termini, non me, taint, mi ricordo anche di averlo già incontrato, di averlo anche tradotto, ma non mi ricordo cosa fosse. Vabbè, comunque si capisce, c'è qualcun altro nella sua testa che manipola le sue azioni. Chi è questa persona? Chi è quella ragazza con i capelli bianchi? Perché attendo con ansia di vederla ancora? Perché mi avrebbe maledetto in questo modo? Ok, bene. Aspetta, prima di andare sul corpo di questa replica. Reaper patch, ma non ce ne frega assolutamente niente. Vediamo. Ok. Un contenitore robusto conciato come fosse un gufo. E qui deve esserci la chiave del gufo. Ci sono dei piccoli buchi in cima. Che sembra, insomma, sembra una cassa, uno speaker o un microfono. Allora, è una cassa, un microfono, vuol dire che molto probabilmente frequenze, vediamo se c'è qualcosa che mi ispira. Rook scales, no, non c'è nulla che mi faccia pensare. Allora, cioè io sono sicuro che qua dentro a quella scatola c'è la cazzo di chiave del gufo, sicuro. Ma come cazzo faccio a...
Niente, posso andare in giro, ma sempre questo mi dice. Proviamo ad accendere questa Madonna. Sto cercando una frequenza che mi dia un minimo di risposta. Andiamo da 50 kHz. Saliamo. Niente, eh? Ok, non è una questione di frequenze. Non è una questione di frequenze. Qua ci devo tornare. Non mi ricordo però dove cazzo dobbiamo usare la maniglia che abbiamo sbloccato. Non me lo ricordo proprio. E hopla! Dunque, quello, questa... Star map. C'è una stella vicino Heimat. Vuoi vedere che devo... Beh, non credo. Non credo sia così stronzo, ma... Hai visto mai? Frequenze. No. Ah, no. No, ragazzi, la situazione è particolare. Quante cazzo di chiavi. Fortunatamente questi... piani non sono enormi, cioè ci si riesce a muovere senza troppi problemi. E stare calma. Eagle Key. Mi manchi. Qui c'era bisogno della chiave d'amministratore. Questo me lo ricordo. E qui possiamo tornare di sopra. Livello 7. Ok. Giretto nel livello 7. Abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Brava, fai le cariche, fai. Fammi vedere, fai. Non ho colpi. Non ho un cazzo di colpo. Non ho pure sentito, alla grande. Hop. Quanta gente che c'è in giro, raga, porca troia. Vediamo. Qua devo correre.
Qui non ci sono mai stato. Island Key. Uno dei colibrì si è bucata su nell'ufficio di amministrazione del settimo piano. Hold sarebbe bucata. Ho visto lei e le sue illusioni sedute nella stanza a piangere. Qual è quella vera? Ah, quei cosi che stanno in giro e che mi sfondano le frequenze. Ok. Penso che fosse per quel dipinto che c'era lì. Ogni volta che ero vicino a lei sentivo la mia mente assalita dall'immagine di quell'isola. La sensazione era abbastanza forte da me, da farmi male. Hurl? No, aspetta, non è hurt. Anche perché make me hurt. Hurl è un aggettivo. Scagliare. Hurl scagliare. Boh. C'è un modo per neutralizzare la trasmissione? Forse qualche feedback loop di frequenza. Del suo segnale di controllo. Sì, l'ho trovate le frequenze, ma per un secondo, cazzo. Ok, calmi, calmi, calmi. Ma qui ci sono due chiavi, cazzo. Sta stanza è oro, c'è tutto. Va bene, ragazzi, c'è da esplorare un botto qui, c'è veramente da esplorare tantissimo e vorrei farlo nei prossimi gameplay perché qui siamo a corto di tutto, tutto.